Ben ritrovati, oggi parliamo di colloqui. Partono sabato e domenica le giornate dedicate al Festival delle Idee, che è arrivato alla nona edizione. Qui con noi per annunciarci le novità di questa nona edizione di colloquio c'è il professor Saverio Russo, presidente della Fondazione Banca del Monte, al quarto anno del suo incarico, soprattutto quarto presidente della Fondazione Banca del Monte di Foggia. Ben trovato. Grazie, grazie all'invito. Insomma, i nomi di questo festival sono altisonanti per parlare della libera satira in libero stato. Perché questo tema e perché questi nomi? E il tema, noi cambiamo ogni anno tema, quest'anno abbiamo deciso di analizzare questa forma d'arte, questa forma di espressione, qual è la satira, che sta assumendo, sta in qualche modo colmando i vuoti della politica. Diciamo, la nostra partecipazione è diventata spesso un po' passiva e mediata attraverso la satira. E sappiamo che è una forma d'arte che va tutelata, va difesa. Il sottotitolo ci pare importante, libera satira, la libertà di satira deve essere garantita. La satira è minacciata nei paesi in cui non c'è libertà di espressione, non c'è il libero confronto democratico, ma può esserlo anche in varie forme, anche nell'Occidente europeo. Quindi ci è sembrato interessante riflettere attorno a questa forma di espressione artistica e anche di riflessione sulla società e sulla politica, che credo sia utile. I nomi sono Serena Dandini. Serena Dandini, Gene Gnocchi, condurrà la giornata della domenica Tommaso Labbate e sabato, dopo i saluti del Presidente, Andrea Zalone, Rocco Tanica e Macox di difficile... Macox è un vignettista, Andrea Zalone lo conosciamo tutti, è l'autore dei programmi di Crozza e direi coprotagonista, come spesso vediamo nei duetti dei programmi di Crozza, prima sulla 7, adesso sulla 9. Li aspettiamo con ansia, crediamo che sarà una edizione, questa la nona, da ricordare, come le altre edizioni peraltro che sono state importanti per il dibattito che hanno attivato, che hanno provocato e diciamo siamo orgogliosi di aver portato a Foggia spesso non grandissimi nomi, ma persone che hanno reso tantissimo, che hanno onorato l'impegno nel migliore dei modi. Quest'anno però la novità è anche che c'è la collaborazione della Camera di Commercio e si svolgerà nell'auditorium della Camera di Commercio, diversamente da tutti gli altri anni, perché invece era svolta sempre nell'auditorium della Biblioteca Provinciale. Sì, quest'anno c'era da un lato la necessità di cercare una sede più ampia, perché prevediamo che ci sia più pubblico rispetto alle precedenti edizioni, in ragione della notorietà dei protagonisti. Però siamo stati anche un po' paralizzati dalla incertezza normativa che riguarda ancora il destino della biblioteca ex provinciale. Siamo in attesa di una convenzione, di una siamo firma. In attesa di una convenzione, salvato il personale, però non sappiamo ancora bene chi gestirà questa importante struttura e in che modo, con quali risorse. Per questo ci è sembrato un po' rischioso impegnare quella struttura un sabato pomeriggio, una domenica mattina, che come sappiamo richiedono diciamo interventi a tre ore di straordinario, e quindi non sappiamo in che modo si poteva gestire questo problema, quindi abbiamo ritenuto di scegliere un'altra sede disponibile a ritornare in biblioteca provinciale quando la situazione sarà definitivamente risolta e definita. Speriamo che sia presto, che presto arrivi una soluzione soprattutto positiva e costruttiva. Magari sentiremo anche il presidente
Francesco Miglio. Il problema riguarda la cogestione tra regione e province, come molti di voi sapranno, e però bisogna dire, onore delle attività della Fondazione, che la Fondazione si è impegnata per molti versi e in molti sensi, proprio a favore del funzionamento migliore della biblioteca alla Magna Capitana. Sì, noi l'abbiamo fatto negli ultimi anni, posso ricordare numerosi interventi, sia l'intervento di salvataggio delle settecentine che erano finite sott'acqua, sono state restaurate a spese della Fondazione Banca del Monte. Per più anni, e questo è il terzo anno, abbiamo acquistato le riviste. Noi siamo partner, soci dell'associazione degli amici della biblioteca Magna Capitana, e quindi interveniamo anche per le iniziative che fa questa associazione, l'acquisto dei quotidiani. E devo dire, siamo stati anche, non dovevamo farlo noi, ma nel silenzio dell'associazionismo e della politica, abbiamo assunto con l'associazione degli amici della biblioteca e con alcuni amici giornalisti, ringrazio Alessandra Benvenuto per essersi spesa in questa direzione, abbiamo assunto un'iniziativa di sensibilizzazione della città. Ricorderete la manifestazione che si tenne poco prima di Natale di un anno e mezzo fa, ormai in biblioteca. Speriamo che finalmente questa struttura sia messa in sicurezza definitivamente, garantendo la gestione, la regolarità della gestione e le risorse per far vivere questa importante struttura. Il problema è la messa in sicurezza perché la biblioteca provinciale, ex provinciale, la Magna Capitana funziona, cioè il servizio di consultazione è aperta tranne che il sabato mattina, quindi ricordate bene che i servizi Certo, essenziali sono assolutamente assicurati, assolutamente. anzi, come sempre il personale è di eccellenza e la biblioteca è un'eccellenza del sud, ricordiamolo sempre, la Ne Magna siamo convinti. Capitana. Nel frattempo il direttore Franco Mercurio è diventato direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli, questo dimostra l'eccellenza di un istituto che ha lasciato per varie ragioni, ma ne parleremo in una prossima occasione. La Fondazione Banca del Monte, in quanto fondazione, non è che spesso, purtroppo o per fortuna, si sostituisce a quelle che dovrebbero essere le incombenze di una pubblica amministrazione, di un governo, che dovrebbe competere al comune o alla provincia o alla regione? E purtroppo sì, noi vorremmo avere un ruolo aggiuntivo rispetto a quello delle amministrazioni locali. Talvolta interveniamo laddove comuni e la regione talvolta non riescono a intervenire o non possono intervenire. Questo ci dispiace, ma sappiamo la storia di questi anni è stata una storia di tagli a volte brutali alle risorse. Per quel che riguarda il sociale o la cultura, le risorse destinate ai comuni. E, peraltro, devo dire che noi siamo intervenuti molto spesso innovando e potendo garantire una efficienza di gestione. Credo che questo sia il dato di fondo della nostra attività di questi oltre 20 anni, 22 anni. È una struttura snella la nostra, pochi dipendenti, molto motivati, ben organizzati, che riescono a profondere uno sforzo di lavoro ben coordinato e riusciamo con i CDA che si sono seguiti in questi anni e l'organo di indirizzo a realizzare molte iniziative e a fare molti interventi sul territorio. Qualcuno si domanderebbe precisamente a cosa servono le fondazioni, perché molti le scambiano per delle banche, in realtà banche non sono, e qualcuno, come precisamente il presidente che l'ha preceduta, l'avvocato Francesco Andretta, diceva che la fondazione non è un bancomat. Quali sono allora i criteri di selezione nella scelta dei progetti che vi vengono sottoposti? Quali sono le priorità di una fondazione per questo territorio? Perché magari ogni fondazione Certo. ha la sua caratterizzazione. Guardi, la fondazione deriva dalla legge Amato sostanzialmente del 90 ed è una persona giuridica privata senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale. Questo è un dato che è stato ribadito e confermato dalla Corte Costituzionale. La fondazione gestisce un patrimonio che gli deriva dall'alienazione delle
azioni che aveva della vecchia Banca del Monte, che poi sappiamo non esiste più. Questo patrimonio è stato incrementato con una prudente gestione in questi anni e anche con una lungimiranza di alcune scelte, per cui siamo passati nel giro di 15 anni da meno di 18 milioni di euro di patrimonio a circa 34 milioni di euro. Questo ci ha consentito, peraltro, di scalare qualche posizione nel ranking delle fondazioni. Quindi non siamo destinati a stare sempre sul fondo, nel basso delle graduatorie nazionali. Se gestiamo bene le risorse, come è il caso della nostra fondazione, do merito a chi mi ha preceduto, si può scalare il ranking e guadagnare qualche posizione. Poi svolgiamo una notevole attività nel sociale, nella cultura e siamo visti anche come una fondazione molto attiva, molto dinamica. Tanto che chi vi parla fa parte del Comitato Nazionale delle Piccole e Medie Fondazioni, sono 23 componenti di questo organismo che ne rappresenta altri 70 circa. E così come faccio parte della Consulta Arte e Cultura dell'insieme delle fondazioni. Questo è un segnale di attenzione, quindi non siamo un segnale a tutti, un monito a tutti i foggiani e a tutti i nostri conterranei. Non siamo condannati a vivere sul fondo delle classifiche nazionali. Possiamo fare, lavorando concretamente e con lungimiranza, possiamo salire, possiamo scalare questo ranking che a volte ci vede collocati sempre sul fondo nelle classifiche della qualità della vita e nelle altre forme di classifiche a cui a volte siamo sottoposti. E a proposito di qualità della vita e di punti di vista privilegiati, in qualche caso loro malgrado, sul territorio, abbiamo detto che il presidente Saverio Russo è il quarto presidente della Fondazione Banca del Monte, che ha 22 anni di attività ed onora questo incarico da 4 anni. Il professor Russo è ordinario di storia moderna all'Università degli Studi di Foggia e ha quindi conoscenze e competenze che gli consentono, tanto più con questo incarico che svolge da 4 anni, di avere possibilità di un'opinione preziosa e sostanziosa sul panorama culturale e politico di questa città. Sentiamo un po'. Sì, come sa chi mi conosce, non ho vissuto nella Torre d'Avorio, non ho fatto semplicemente solo il professore universitario ricercatore, mi sono anche speso per la nostra società e quindi credo di conoscerne un po' i problemi. Noi interveniamo, abbiamo quattro terreni di intervento prioritari. E li elenco anche sulla base delle risorse che destiniamo a questi quattro settori prevalenti. Noi abbiamo lo scorso anno destinato il 40% delle risorse al sociale. Facciamo molte iniziative, ne Qualche segnalo esempio che le qualche fosse rimasto esempio. impresso? Noi assistiamo e collaboriamo all'assistenza di bambini, di famiglie disagiate che sono ospiti dell'Istituto San Giuseppe. Facciamo iniziative che riguardano gli anziani in condizioni di disagio economico, vengono portati in giro per il territorio nel mese di giugno, è una forma di risarcimento per chi non può farsi le vacanze fuori, per chi non può andare al mare. Abbiamo finanziato negli anni passati le cooperative, continuiamo a finanziarlo, che gestiscono beni confiscati alla mafia nel nostro territorio, diamo sostegno a tutti i progetti che riguardano le attività fuori dal carcere o anche dentro il carcere per la piena realizzazione dell'articolo della Costituzione che prevede che la pena debba servire a rieducare il carcerato. Ci occupiamo di altri progetti, abbiamo finanziato lo scorso anno un punto nascita in Guinea-Bissau che è promosso da un'associazione di volontariato di Foggia, abbiamo sostenuto i progetti che riguardano ad esempio la rivitalizzazione di Parco Città, di Parco San Felice, Che adesso che funziona, adesso finalmente. funziona e adesso stiamo lavorando a
a dotare anche l'anfiteatro delle strutture necessarie per farvi realizzare gli spettacoli. Non pensate però anche alla recinzione, vero? Non sarebbe la recinzione competente. L'abbiamo già fatta. La recinzione è stata già finanziata. No, intendo la recinzione di più tutta larga. La, quella forse sarebbe molto costosa. E forse è bene che la recinzione non ci sia per questi spazi verdi aperti. Ci è sembrato opportuno invece difendere e proteggere le strutture che appunto che sono il cuore centrale dell'intervento. E poi stiamo accantonando delle risorse per realizzare una struttura per gli handicappati che non hanno più famiglia e speriamo che ci venga messo a disposizione un terreno su cui poter intervenire. Poi destiniamo un 30% delle nostre risorse ad attività culturali che riguardano l'arte e la cultura e qui in queste attività sono comprese gli interventi sul territorio. Ricordiamo insieme alle mostre che abbiamo fatto in tutti questi anni che hanno riguardato pittori che hanno avuto a che fare con il nostro territorio, ma anche pittori importanti, da Beuys a Bortoluzzi, a Caldara. È in corsa ora la mostra di Franco Scepi. Sì, c'è questa mostra dedicata a un artista lucerino, Franco Scepi, sarà aperta fino all'8 di aprile. Noi realizziamo interventi sul territorio anche che riguardano il ripristino di luoghi degradati del centro storico di Foggia. È in corso l'intervento in quella che è volgarmente conosciuto come la Piazza Tavuto, quindi Largo Crispi, vicino alla chiesa del Carmine Vecchio, e abbiamo finanziato molti interventi di restauro di opere d'arte. Ne abbiamo contate nell'ultimo quindicennio circa 50 interventi di restauro che vanno dai grandi interventi come il restauro della grande tela del De Mura in cattedrale a Foggia a piccoli interventi, la statua di San Giuseppe nella confraternita di San Giuseppe o altri piccoli interventi di qualche migliaio di euro che diciamo ogni mese finanziamo sostanzialmente. Qualcosa che riguardi questi 4 anni di attività e che vorrebbe ancora realizzare ma non sa se riuscirà a realizzare prima della fine del suo incarico? Beh, noi anzitutto abbiamo messo al sicuro alcune attività che sono attività ricorrenti che noi facciamo tutti gli anni. Voglio segnalare l'attività che noi facciamo per la letteratura sull'infanzia, per l'infanzia, BOOK. È un grande evento, questo ci sarà sempre, non è soggetto a cambiamento di presidenti, è una fiore all'occhiello della nostra istituzione. Così come ritengo che dobbiamo continuare a garantire il funzionamento delle biblioteche della nostra città, comprese quelle universitarie. Noi abbiamo destinato anche quest'anno 40.000 euro alle biblioteche e alle banche dati della nostra università. Questo è un intervento costante che noi continueremo a fare, così come continueremo a fare i restauri di opere d'arte. Speriamo di continuare a fare anche gli interventi di ripristino di luoghi degradati del centro storico. Il bando Architetture per Foggia va in questa direzione. Ogni anno noi con il Rotary individuiamo un progetto che riguardi il miglioramento di un pezzo del centro storico e ci impegniamo a finanziarlo. E poi abbiamo Tracarte. Tracarte è l'altra grande iniziativa che è il filo rosso che continuerà anche nei prossimi anni. Abbiamo scelto di dedicare una mostra all'anno alle opere su carta e questo ci identifica in maniera molto chiara nel panorama dei progettisti, degli allestitori di mostre in tutta Italia. Il bilancio quindi è assolutamente positivo di questi 4 anni e anche dell'ultimo anno, soprattutto con una solidità di intenti che riguarda anche l'immediato futuro, e non ci resta che invitare nuovamente tutto il pubblico interessato e appassionato a questa nona edizione di Colloquia che sarà ospitata dall'Auditorium della Camera di Commercio sabato e domenica. Il motivo per cui non perdersi questo festival, prego professore. E il motivo per cui non perderci sono sicuramente gli autori che abbiamo invitato, la partecipazione, riteniamo molto a questo tema della partecipazione. Potrei aggiungere a quello che ho detto che noi abbiamo lavorato in questi anni a creare partecipazione nella città, perché molti interventi li potremmo fare
e li faremo nei prossimi anni se ci sarà la partecipazione, che significa non soltanto venire ad ascoltare i dibattiti, le presentazioni dei libri o frequentare le mostre, ma anche metterci del proprio. Il nostro impegno che stiamo portando avanti per Parco Città va in questa direzione. Abbiamo promosso un'iniziativa di raccolta fondi, il crowdfunding sociale, e ci crediamo che la città debba sentirsi responsabile della comunità. Tutti i cittadini devono sentirsi parte di uno sforzo collettivo. Qualcuno dice, ha ragione, ritengo, le città sono di chi le ama, soprattutto di chi le ama. Sabato 18 marzo, ore 17, i saluti del Presidente subito dopo gli ospiti, Rocco Tanica, Andrea Zalone e Maccox. Domenica 19 marzo alle ore 10, non perdete il Festival delle Idee, colloquia. Grazie Professor Russo, Presidente della Fondazione Banca del Monte, per essere stato con noi. We'll be right back.